La scorsa lezione, cioè quella di ieri, abbiamo visto come caratterizzare le sorgenti di rumore. In particolare, abbiamo visto che la sorgente di rumore che in usciva, forniva. Segnale di rumore appunto a potenza P di 1 nella banda P è del tutto equivalente sulla base o può essere rappresentato in maniera equivalente da un resistore a temperatura di un rumore T, perché in questo caso la potenza in uscita qui è proprio uguale a KTB, purché la temperatura di rumore T fosse definita a partire da questa potenza qui diviso K per B. E l'avete già scritto, quindi non c'è bisogno di riscriverlo, giusto? E allora lo riscrivete. Ora vediamo, in questa maniera caratterizziamo dal punto di vista del rumore le sorgenti di rumore. Tuttavia, come detto, in un sistema di comunicazione in cui si prevede la trasmissione del segnale da un punto all'altro, il segnale non solo viene prodotto, ma viene anche elaborato in tanti, in più parti all'interno della catena di processing. Quindi va in ingresso a un sistema lineare del ben variante in genere, o comunque sia a una catena di sistemi, che oltre ad elaborare il segnale introducono anche altro rumore. Quindi vogliamo caratterizzare oggi anche i sistemi reali, che in genere sono rumorosi. Come caratterizzarli? Beh, un sistema reale, che ha una certa funzione risposta in frequenza HDF, lo possiamo rappresentare come un sistema in cui c'è un sistema ideale corrisposta in frequenza HDF, a cui poi si somma una componente di rumore generata internamente. Chiamerò N per ricordarmi che è rumore, int per ricordarmi che è generato internamente. In questa maniera riesco a modellare il comportamento di filtro lineare attraverso la risposta in frequenza HDF di un filtro ideale. Ma questo filtro ideale introduce altro rumore, e allora il rumore introdotto da questo sistema lo metto qui. Chiaramente, se all'ingresso di questo sistema mettiamo un segnale, una sorgente di rumore che produce un segnale di rumore W/T a temperatura di rumore, dicevo T, allora potrebbe essere interessante andare a guardare l'uscita del sistema e vedere che effetto e quantificare il contributo di rumore alla sua uscita. Modellato in questa maniera, chiaramente l'uscita è la versione filtrata del rumore d'ingresso, a cui si somma il rumore generato internamente. Ci chiediamo qual è la potenza del rumore in uscita? Valutiamola.
La potenza non uscita è la somma di quei contributi di potenza, il primo termine più il secondo termine. Il primo termine è rumore gaussiano, in ingresso al sistema lineare, con risposta impulsiva HVT, risposta a frequenza HDF. Il suo contributo di rumore, la potenza del rumore in uscita, è quella di rumore filtrato, e quindi implicare su tutto R di HDF modulo quadro per la PSD del rumore. Il secondo termine invece, il rumore generato internamente, contribuirà con una potenza di rumore pari a P N int. Questo è il contributo o meglio la potenza di rumore che vedo in uscita. Ricordiamoci che in una delle prime lezioni, quando abbiamo visto i sistemi lineari e il rumore, abbiamo anche visto un modo semplice di scrivere il contributo di rumore all'uscita in un filtro lineare. Se ricordate, era GKTB, dove G era il guadagno del sistema, K costante boson, T la temperatura di rumore della sorgente, quindi KT mezzi era la PSD, e B era la banda equivalente del rumore. Infatti abbiamo scritto, e lo riscrivo, ma lo abbiamo già fatto, quindi non dovrebbe neanche servire, questo come il guadagno del sistema, facciamo, i mezzi è la PSD del rumore, moltiplico e divido per 1 su 2G non cambia nulla, integra su tutto R è questo secondo pezzo. G è il massimo valore di HDF modulo quadro e abbiamo chiamato guadagno. Questo oggetto qua l'abbiamo definito come banda equivalente del rumore. E come potete vedere, questo contributo di rumore si scrive come G, guadagno del filtro, KT, costante polsa, temperatura di rumore in ingresso, banda equivalente del rumore. E fin qui ancora non ho detto nulla, perché tutto questo discorso l'abbiamo già fatto parecchie lezioni fa. Sto solo dicendo che il rumore all'uscita di un filtro è rumore filtrato dal filtro ideale con risposta impulsiva HDF, HDT, quindi risposta in frequenza HDF, più rumore generato internamente. Vediamo se possiamo scriverlo in una maniera un po' più comoda per il futuro. Potrei mettere in evidenza verso sinistra GK e verso destra banda equivalente rumore. Nel qual caso dal primo termine rimane soltanto la temperatura di rumore della sorgente di rumore in ingresso, e dal secondo termine lo dobbiamo dividere per questi tre per cui ho moltiplicato, cioè guadagno, K e banda equivalente rumore. Scritto in questa maniera, vedo che esce fuori GK, una nuova temperatura D, che è una potenza di rumore filtrata. Quella grandezza lì sotto gli diamo un nome,
e come vedete dipende soltanto dal sistema, perché la potenza generata internamente da quel sistema diviso il guadagno di quel sistema, una costante del Boltzmann, e la banda di equivalente di rumore di quel sistema, dimensionalmente una temperatura che dipende solo da quel sistema. Questo oggetto qui la chiamiamo temperatura equivalente di rumore. Come la possiamo, che interpretazioni possiamo dare? Bene, la temperatura equivalente di rumore è quella temperatura in più che uno dovrebbe dare all'ingresso di un sistema ideale per ottenere la stessa potenza di rumore che ho nel sistema reale. E lo ripeto facendo un esempio qui. Se io metto all'ingresso una sorgente di rumore Q di T a temperatura di rumore T in un sistema reale, ottengo una potenza di rumore in uscita che è pari a G K T più T con E banda equivalente di rumore. Allora, quel sistema lì è del tutto equivalente a un sistema reale a cui do l'ingresso una sorgente di rumore W' di T che ha temperatura di rumore T più T con E, perché anche in questo caso la potenza di rumore in uscita sarebbe guadagno del sistema reale costante del Boltzmann, temperatura e rumore di ingresso, che non è T, ma è T più T con E, banda equivalente di rumore. Perché, come vedete, entrambi i sistemi danno la stessa potenza di rumore, quindi dal punto di vista del rumore generato sono equivalenti. Mi dica. Nessuna lingua ideale. Secondo, no? Secondo. Quindi il significato fisico, o meglio fisico, la questo fatto che la chiamiamo temperatura equivalente di rumore ci dà questa interpretazione. È la temperatura che io dovrei aggiungere a rumore in ingresso di un sistema ideale, è la temperatura che dovrei aggiungere al rumore, alla temperatura di rumore della sorgente di rumore in ingresso di un sistema ideale per avere la stessa potenza di rumore in uscita del sistema reale. Per le sorgenti di rumore, lo abbiamo già detto prima, abbiamo una grandezza che si chiama temperatura di rumore, e ha come significato invece, lo sto ripetendo, la temperatura che dovrebbe avere una resistenza, un resistore, per generare quella stessa potenza di rumore in uscita. E quindi, fra ieri e oggi, abbiamo introdotto due grandezze equivalenti. Ieri
abbiamo introdotto grandezza, temperatura e rumore, che serviva a caratterizzare le sorgenti di rumore. In particolare, la temperatura e rumore è quella temperatura a cui deve trovarsi un resistore per dare luogo nella banda B a quella stessa potenza di rumore che osservo per questa sorgente che sto cercando di caratterizzare. Oggi abbiamo invece introdotto la temperatura equivalente al rumore, che, lo ripeto un'altra volta, serve a caratterizzare i sistemi rumorosi. In particolare, quella temperatura che dovrà aggiungere alla temperatura di rumore di una sorgente di rumore di ingresso a un filtro ideale per avere la stessa, per osservare la stessa potenza di rumore in uscita del filtro reale. E qui parlo di filtro perché in genere parlo in genere di ecosistema, che può essere una linea di trasmissione, che è un sistema passivo, oppure un mixer, un amplificatore, un filtro passo a basso, passo alto, qualsiasi sistema. Ok? Lo ripeto per l'ultima volta, non confondete queste due grandezze, perché uno ha la temperatura equivalente al rumore, caratterizza i sistemi che hanno un ingresso e un'uscita, alle volte si chiamano doppi bipoli, perché la grandezza dell'ingresso è una corrente o tensione, la grandezza dell'uscita è una corrente o tensione, e sono doppi bipoli perché hanno due poli, due ingressi e due uscite. Ma noi rappresentiamo dal punto di vista di alto livello di teoria dei segnali, quindi una sola freccetta. Mentre invece la temperatura di rumore caratterizza le sorgenti di rumore, che sono alla fine dei bipoli in genere. Ma noi rappresentiamo con un'unica freccetta, li vediamo dal punto di vista di alto livello. L'ultimo commento è che la temperatura equivalente di rumore non ha nulla a che vedere con la temperatura di rumore in ingresso, ma è una caratteristica del dispositivo. Al massimo può dipendere dalla temperatura fisica del dispositivo, perché una cosa è prendere un sistema che è una serie di circuiti elettrici, quindi resistenza, induttanza, capacità, collegamenti, e farli lavorare a 0 gradi Celsius, e una cosa è farli lavorare a 100 gradi Celsius. Maggiore temperatura, maggiore sarà l'agitazione termica dei componenti metallici in esso contenuti, quindi maggiore sarà il rumore introdotto. Il costruttore alla fine dà una grandezza media, perché qui i dispositivi sono fatti per lavorare a una certa range di temperature, e sono utili per calcolare la potenza di rumore aggiunta da quel dispositivo. Quindi, ricapitolando, il costruttore fornisce il guadagno dell'amplificatore, la banda equivalente di rumore di quell'amplificatore e anche la temperatura equivalente del rumore. Collegata, strettamente collegata, anche perché l'una definisce l'altra e viceversa, è un'altra grandezza e si chiama noise figure, quindi cifra di rumore, o figura di rumore, o fattore di rumore. Si indica con la lettera F ed è una misura della quantità di rumore introdotta da quell'amplificatore, quel sistema che stiamo, reale che stiamo analizzando. Quindi è del tutto equivalente alla temperatura equivalente del rumore. Si misura in questa maniera, si viene definita in questa maniera, come la potenza di rumore in uscita quando in ingresso metto una sorgente di rumore a temperatura T, pari a T con 0, nel caso diviso la potenza di rumore in uscita quando in ingresso metto la stessa sorgente di rumore a temperatura ambiente in un equivalente sistema ideale. Ripeto, metto in ingresso una sorgente di rumore a temperatura T, temperatura di rumore intendo. Che temperatura di rumore prendo? T uguale a T con 0, 20 Celsius, cioè 273 Kelvin. Misuro la potenza di rumore in uscita di quel sistema e poi faccio la stessa cosa con un sistema ideale.
misuro la potenza del rumore uscito nel sistema ideale. Chiaramente quello reale sarà maggiore di quello ideale, ne faccio il rapporto e questo mi dice quanto rumore in più rispetto al sistema ideale introduce il sistema reale che sto analizzando. Poiché abbiamo visto come si può calcolare la potenza del rumore in uscita da un sistema lineare ed è semplicemente GkTb, G il guadagno, K la costante di Boltzmann e T la temperatura della sorgente d'ingresso, dove per quelli reali ci devo mettere anche quella equivalente di rumore, perché devo aggiungere una potenza del rumore in più, quella generata internamente, e devo ricordarmi di misurarla, di mettere una sorgente di rumore a temperatura di rumore T0, mentre nel sistema ideale è la stessa espressione, dove però l'amplificatore non aggiunge altro rumore, quindi non ci sta quella T con E che ho messo qui. Di conseguenza, semplificando tutto, rimane 1 più T con E su T con 0. Per cui, come vi dicevo prima, la cifra di rumore è determinata dalla temperatura equivalente di rumore e viceversa. Infatti, se conosco la temperatura equivalente di rumore, la cifra di rumore è 1 più T con E su T con 0. Se conosco la cifra di rumore, la temperatura equivalente di rumore è la cifra di rumore meno 1 per T con 0. Cifra di rumore, temperatura equivalente di rumore, danno anche una misura del degrado del rapporto segnale rumore che si ha, che si osserva, quando segnale e rumore passano attraverso un sistema lineare. Infatti, se io ho un ingresso a un sistema reale, che fatelo chiamare semplicemente amplificatore, con un certo guadagno G, una certa banda equivalente di rumore B e una certa temperatura di rumore o cifra di rumore, una delle due, perché dall'una derivava l'altra, bene, se io a questo sistema metto in ingresso un segnale fatto da una componente di segnale utile più una componente di rumore, dove la componente di rumore è quella generata da una sorgente di rumore a temperatura di rumore pari a T, allora se volessi misurare il rapporto segnale-rumore che ho in uscita, cosa dovrei fare? Beh, dovrei valutare il contributo di segnale e valutare la potenza. Il contributo di rumore, valutarne la potenza e fare il rapporto fra la potenza di segnale e potenza di rumore. La potenza di segnale è semplice perché è un segnale a potenza P con S che viene a mandare in ingresso a un sistema che amplifica il segnale di G in potenza, ora dice G in ampiezza. La potenza del segnale in uscita è G per la potenza del segnale in ingresso. La potenza del rumore invece qual è? L'abbiamo appena visto prima. Gk più T più T con E, banda equivalente di rumore. E allora questo è il rapporto segnale-rumore in uscita. Come vedete il guadagno semplifica, ma è ovvio perché quel sistema amplifica sia il segnale che il rumore, quindi il termine guadagno andrà via, non contribuisce a nulla. Il guadagno dell'amplificatore serve soltanto per portare il livello del segnale da un livello troppo basso a un livello più alto richiesto dal sistema che lo segue a valle. Cioè se il sistema che segue a valle è fatto per lavorare con certe potenza di segnale,
Se io ricevo un segnale a potenza molto più piccola, quello non lavora. Devo portarlo a quella potenza di segnale, ci metto un amplificatore. Però sappiate che questo non migliora il rapporto segnale-rumore, può soltanto alzare il livello del segnale, perché poi alzerà di pari livello anche il livello del rumore. Se qui metto in evidenza questa quantità, 1 su T più T con E diviso T, allora qui mi rimane potenza segnale diviso K T, banda equivalente rumore. Ma KTB è la potenza di rumore della sorgente di rumore N nella banda B. Segnale in ingresso e la potenza di rumore in ingresso in quella banda, questo è il rapporto segnale rumore in ingresso. E da qui si vede che la temperatura di rumore ti dà anche un'idea di quanto si è degradato, non è spagnolo, il rapporto segnale rumore fra l'ingresso e l'uscita. Se poi l'ingresso è, in ingresso c'è un termine, una sorgente di rumore la cui temperatura di rumore è T con 0, allora quel secondo pezzo 1 più T con E diventa, su T diventa 1 più T con E su T con 0, che è l'inverso della cifra di rumore. Quindi se la temperatura di rumore della sorgente d'ingresso è T con 0, la temperatura ambiente è 20 Celsius, cioè 293 Kelvin, allora il rapporto è proprio questo. E la cifra di rumore ti dice di quanto è diminuito l'SNR a causa di del rumore introdotto in più dal sistema che state analizzando. Quella lì poi potevate anche scriverla in quest'altra maniera, ricordandovi che temperatura di rumore e cifra di rumore sono legati l'uno all'altro. Se al posto di quell'equazione lì, dove vedo la temperatura equivalente di rumore, ci avessi messo la cifra di rumore, ricordatevi che la temperatura equivalente di rumore, la cifra di rumore meno 1 per T con 0, avrei potuto anche scriverla in questa maniera. Continuando quella catena di uguaglianza, però non ho aggiunto nessuna informazione, lo so già che se ho temperatura equivalente di rumore posso ricavare la cifra di rumore e viceversa, quindi qui l'ho scritto questa degradazione di SNR in termini di temperatura equivalente di rumore e qui l'ho scritta in termini di cifra di rumore, tanto dall'uno posso passare all'altro, e qui l'ho riscritto soltanto nel caso in cui la temperatura di rumore della sorgente in ingresso è quella ambiente, perché è una scrittura semplice. Ok. Una cosa che non vi ho puntualizzato prima è che io ho rumore in uscita da un sistema reale anche se l'ingresso non ho il rumore. Ma questo è ovvio, basta che valuto la potenza di rumore in uscita da un sistema reale. Cioè GKT, che è la temperatura di rumore dell'ingresso, più T con E, che è la temperatura equivalente di rumore e ti misura il rumore introdotto all'amplificatore. Quindi anche se io all'ingresso del sistema non metto rumore perché c'è solo segnale dell'utile oppure non c'è proprio nulla, in uscita comunque il sistema tira fuori il rumore, che è quello generato internamente, perché esso stesso è costruito da resistori, induttori, capacitori, che quindi generano del rumore anche in assenza di segnale in ingresso.
quindi abbiamo caratterizzato le sorgenti di rumore, i sistemi ideali, e ci serve un altro oggetto che mi modella dal punto di vista del rumore e delle perdite il mio sistema di comunicazione, in particolare il canale, perché abbiamo detto che in un sistema di comunicazione in cui ci sta un trasmettitore e un ricevitore, nel mezzo ci sono tanti sistemi che elaborano e processano il segnale. Uno di questi sistemi che processa il segnale è proprio il canale di comunicazione, che è una linea di trasmissione, che è un sistema passivo, quindi non è un amplificatore. Una volta che ho modellato anche questo, posso finalmente mettere tutto assieme e fare un bilancio di potenze e vedere qual è la potenza da trasmettere per avere le prestazioni che voglio, oppure qual è la massima distanza a cui posso arrivare per avere quella soglia di prestazione sotto la quale non sono disposto a scendere. O se prevede sistemi passivi. Da un punto di vista circuitale, noi prendiamo la linea di trasmissione che potete modellare o disegnare in questa maniera. Che sarà caratterizzata una certa impedenza caratteristica. Sarà caratterizzata una certa temperatura, perché fisicamente si deve avere una certa temperatura. E sarà caratterizzata da un certo parametro che misura le perdite che introduce. Per caratterizzarla dal punto di vista del rumore, vi mettiamo in ingresso un generatore di segnale, o meglio, una sorgente di rumore, che prendiamo come un resistore con la stessa resistenza a temperatura ambiente, e per misurare la potenza del rumore che vedo in uscita ci metto un carico, e siccome sono interessato alla massima potenza del rumore che trasferisco al carico, lo metto adattato. In questo modo, qual è la potenza del rumore che vedo in uscita? Beh, da un lato, se mi metto al lato del carico, io a monte vedo un grosso oggetto che ha però resistenza R0. Pure se è grande o piccolo, poco mi importa. È un maxi oggetto a temperatura T con 0. E quindi la potenza che produce è quella di una sorgente di rumore a temperatura di rumore pari a T con 0. Quindi sarà K T con 0 B, dove B è la banda passante della linea, perché la linea di trasmissione è un canale che avrà una certa banda passante. Qui, se mi metto da questo lato, lato del carico, io qua vedo un maxi generatore di sorgente, una maxi sorgente di rumore che si trova a temperatura T con 0, e quindi la sua potenza di rumore generata sarà KTB. Viceversa, se mi metto qua, io dovrei fare, vedo il tutto come una sorgente di rumore d'ingresso a un amplificatore, per cui posso misurare la potenza di rumore in uscita. E la potenza di rumore in uscita sarà il guadagno in amplificatore K T più temperatura equivalente di rumore, ma siccome sono a temperatura ambiente, T con 0 più T con E B. E se voglio scriverlo in termini di cifre rumore, porto fuori, metto in evidenza T con 0 più T con E su T con 0, cioè 1 più T con E su T con 0, cioè F,
e rimane KT con 0B. Poi mi chiedo, ma qual è il guadagno di questo amplificatore? In realtà questo non amplifica, attenua, perde L, quindi il suo guadagno quant'è? 1 su L. Di conseguenza mi accorgo che se devono essere vere, vera questa uguaglianza e questa uguaglianza, l'unico modo di renderle vere è che la cifra di rumore di questo sistema passivo deve essere pari proprio alle sue perdite che introduce, altrimenti queste due non sono uguali. Chiaro? Lo ripeto con un esempio di più alto livello. Noi siamo interessati a modellare questo sistema qui, un sistema passivo, cioè un canale, con perdite L. Se io ho un canale con perdite L e metto in ingresso un segnale SDT, cosa vedo in uscita? Vedrò un segnale SDT attenuato di radice di L. E poi, siccome questo qui è un canale di comunicazione, lui introduce il rumore. È una linea a temperatura T con 0, quindi una coppia di fili metallici. Se è un twisted pair, quindi un doppino telefonico, altrimenti è un cavo coassiale, qualsiasi altra cosa. Insomma, introduce il rumore termico e quindi ci mette il rumore termico. La cosa non sarebbe cambiata se qui ci avessi aggiunto anche più eventualmente rumore termico, per il discorso che ho fatto prima, cioè se qui ci metto un generatore di una sorgente di rumore che lo modello come un resistore a temperatura T con 0 e il canale è un altro sistema a temperatura T con 0, dal punto di vista del carico io vedo il tutto come un maxi oggetto a temperatura T con 0, ok? Quindi qui o ci aggiungo il rumore o non ce lo metto, l'uscita sarà sempre lo stesso, avrà sempre lo stesso effetto. Se c'è lo lascio inalterato, se non c'è ce lo aggiunge lui. L'unica cosa che fa è che attenua di radice di L il segnale, perché introduce le perdite pari a L. E allora, come può essere modellato? Che parametri dovrebbe avere un amplificatore per modellare questo sistema? È chiaro che questo sistema lo posso modellare in questa maniera. Come un amplificatore, la cui cifra di rumore quant'è? Pari alle perdite. E il suo guadagno quant'è? L'inverso delle perdite. Infatti se faccio così, facciamo per verifica, anche se l'abbia fatto già lì, se mettete in ingresso un rumore, un segnale SDT, cosa ottenete? In uscita trovate lo stesso segnale attenuato. E poi che altro trovate? Scriviamo il rapporto segnale rumore in uscita in modo tale che possiamo capirlo. Il rapporto segnale rumore in uscita sa che sarà il segnale ingresso amplificato di G, cioè attenuato di L. Il contributo di rumore chi sarà? Cifra di rumore F per guadagno per KT B.
poiché ho appena detto che la cifra di rumore F è pari proprio alla l'attenuazione introdotta, il guadagno è l'inverso delle perdite, quello che abbiamo è 1 su L potenza dei segnali diviso K TB. E lo ottengo come se qui introducessi del rumore NT a temperatura T. Zero. Infatti in questo caso abbiamo un contributo segnale che è S su L e un contributo di rumore che è KTB. È l'unico modo per ottenere quella quantità di sopra. Servire adesso è, abbiamo visto sorgenti di rumore, abbiamo visto sistemi rumorosi, sia quelli attivi che quelli passivi, però in un sistema di comunicazione c'è la cascata di tanti sistemi in sequenza, il trasmettitore, il canale, il ricevitore, un amplificatore, un mixer, di nuovo un canale, se sono più tratte. Mi piacerebbe trovare un modo di rappresentare macroscopicamente tutta questa cascata di canali o di sistemi. Se potessi farlo collassare in un unico macrosistema e caratterizzare quest'unico macrosistema con un unico parametro di guadagno G totale, un'unica cifra di rumore F totale e una banda equivalente di rumore che tiene conto di tutto, alla fine sarebbe più semplice fare un bilancio di rapporto segnale-rumore. Questo è possibile e c'è una formula ad hoc che si chiama formula di Friis, che permette di far collassare o di rappresentare in maniera equivalente una cascata di sistemi come un unico macrosistema caratterizzato da macroparametri. È una formuletta molto semplice, uno se la ricorda. Supponete che avete una cascata di sistemi in cui il primo sistema ha guadagno G con 1 e cifra di rumore o temperatura equivalente di rumore T con 1. Il secondo ha guadagno G con 2 e temperatura equivalente di rumore T con 2. E così via. Il terzo G con 3 e T con 3. L'ultimo G con N, I con N, tutti in cascata. Bene, la formula di Friis ci permette di rappresentare questo maxi sistema, questa cascata di tanti sistemi, come un unico macro sistema il cui guadagno, vabbè, questo non c'è la formula di Friis. Se io metto un amplificatore a guadagno 30 decibel in cascata un altro amplificatore a guadagno 20 decibel, il guadagno totale quanto sarà? 30 più 20, 50, perché se uno amplifica di 2 e l'altro amplifica di 3, tutti assieme amplificano di 2 per 3 di 6, il guadagno totale è il prodotto dei guadagni. E vabbè, ma qui non c'entra la formula di Friis. E temperatura di equivalente di rumore pari a T con 1 più T con 2 su G con 1 più T con 3 su G con 1 e G con 2 più T con N su G con 1, G con 2, G con N meno 1. O se preferite, se non vi piace scritta in termini di temperatura di rumore, ma la volete scritta in termini di cifra di rumore, ricordando che la temperatura di rumore è la cifra di rumore meno 1 per T con 0,
mettere al posto di ciascuno di questi oggetti cifre rumore meno 1 verticon 0, cifre rumore meno 1 verticon 0, cifre rumore meno 1 verticon 0 e così via. T con 0 semplifica ovunque, meno 1 qui e meno 1 qui semplificano, mentre qui rimangono, e ottengo la cifra del rumore totale è la cifra del rumore del primo amplificatore più la cifra del rumore del secondo amplificatore meno 1 diviso il guadagno del primo più la cifra del rumore del terzo meno 1 diviso il guadagno del primo per il secondo e così via più la cifra del rumore del primo amplificatore meno 1 diviso la produttore dei guadagni degli amplificatori che lo precedono. È una formula semplice da ricordare e anche semplicissima da dimostrare. E lo facciamo rapidamente. Come la dimostriamo? Semplice. Ci mettiamo in ingresso una sorgente di rumore a temperatura T, di rumore T. Valutiamo la potenza di rumore in uscita. E vediamo se questa potenza di rumore davvero si può scrivere come qualcosa che chiameremo guadagno K per T, temperatura di rumore nell'ingresso, più qualcosa che chiameremo temperatura equivalente di rumore per banda equivalente di rumore. Ripeto, metto in ingresso il sistema una sorgente di rumore a temperatura di rumore T, valuto la potenza di rumore in uscita. E se questa riesco a scrivere come qualcosa per K per T più qualche altra cosa per banda equivalente di rumore, allora questo primo qualcosa qui sarà il guadagno totale e questo secondo qualcosa qua dentro sarà la temperatura equivalente di rumore totale. E a quel punto dobbiamo vedere se questa quantità qui dentro ha davvero questa espressione. Se la ha, abbiamo dimostrato la formula che volevamo dimostrare. Questa è l'idea della dimostrazione che non bisogna scrivere, dovete soltanto capire, perché è l'idea della dimostrazione, cioè io vi dico a voce l'idea della dimostrazione e poi la facciamo. La potenza di rumore in uscita è cosa? Calcoliamo. Quella in ingresso. Amplificata da tutti i sistemi, ma la ritrovo in uscita. Quindi sarà G con 1 per G con 2 per G con 3 per G con N K, T, V. Non fatemi portare dietro pedice N banda equivalente di rumore, va bene? La chiamo B la banda equivalente di rumore. Questa è la temperatura di rumore dell'ingresso. KTB la potenza di rumore dell'ingresso, che viene amplificata dal primo, dal secondo, dal terzo e dall'ennesimo produttore dei guadagni. E fin qui è ovvio. Ora dobbiamo soltanto calcolare i termini di rumore aggiuntivi che appunto ogni sistema aggiunge. In particolare, il primo che aggiungerà, se ricordate, il primo aggiunge un termine rumore pari a G con 1 K T con 1 B, perché la potenza del rumore in uscita, la ricordo qua, a un amplificatore era G K T più T con E B, dove GKTB è la potenza di rumore in ingresso e GKT con IP è la potenza di rumore generata internamente. E io ho scritto proprio questo: G con 1 KTB è la potenza di rumore in ingresso che mi ritrovo in uscita. Poi ho amplificato tutti quanti gli altri, ci metto anche per G con 2, per G con 3, per G con 4, per G con N.
E poi la potenza del rumore generata internamente dal primo sarà G con 1 KTB. G con 1 KTB. T con E del primo sistema, che abbiamo chiamato T con 1. Questa è la potenza del rumore generata internamente dal primo amplificatore. Quella va in passo al secondo, al terzo, al quarto, all'ennesimo, che l'amplificano, e quindi verrà amplificata da tutti quelli che lo seguono, che sono insomma il produttore, vedi che va da 2 a n di G con I. Vi risulta chiaro? G con 1 K T con 1 B è la potenza del rumore generata internamente dal primo amplificatore, amplificata da tutti quelli che lo seguono, è la stessa quantità per G con 2, G con 3, G con 4, G con N. Ma poi ci sta anche quella amplificata generata internamente dal terzo amplificatore. Quella del terzo si chiama G con 3 K, scusate, il terzo e il secondo, sì, ne è saltato uno, quindi è G con 2 K T con 2 B, che è quella generata dal secondo, che verrà amplificata da tutti quelli che lo seguono, quindi per produttoria per I che va da 3 a N di G con I. Poi c'è quella del terzo, che sarà G con 3 K T con 3 B, amplificata da tutti gli amplificatori che seguono, produttoria da 4 a N di G con I. Fino a quando non arrivo all'ultimo, che mi genera una potenza e rumore pari a G con N K T con N B, che però non viene amplificata da nessun altro perché è l'ultimo amplificatore, quindi nulla segue quello lì. Ora, se metto in evidenza la produttoria dei guadagni K e B, mi rimane dentro proprio quello che volevo. Infatti, se io metto in evidenza la produttoria per I che va da 1 a N di G con I, di qua, K di qua, e B lo metto alla fine, cosa mi rimane dal primo termine? La produttoria dei guadagni è stata messa in evidenza, la costante Boltzmann è messa in evidenza, B sarà messa in evidenza a destra, rimane soltanto T, la temperatura di rumore dell'ingresso. Il secondo, c'è la stessa produttoria dei guadagni, perché parto da 1 a N, K, B rimane solo T con 1. Primo amplificatore. Secondo amplificatore rimane soltanto, tutti i guadagni ci sono, escluso il primo. Quindi rimane 1 su G con 1 e T con 2. E sul terzo ci manca G con 1 per G con 2, quindi devo dividere per G con 1 e G con 2. E sull'ultimo c'è solo l'ultimo guadagno, rimangono tutti quelli precedenti. E allora devo dividere per tutti i guadagni precedenti. E qua a destra ho messo in evidenza una B. Scritto in questa maniera, è chiaro che questo qua rappresenta il guadagno totale della cascata e questo oggetto qua è la temperatura equivalente di rumore di tutta la cascata, che era proprio quello che dobbiamo dimostrare.